Il diario di viaggio di Don Benito Giorgetta continua, perché la GMG, nonostante si sia conclusa il 6 agosto, porta con sé ricordi straordinari e momenti che non hanno precedenti né tantomeno rivali. I tantissimi giovani del mondo, così come ci ha raccontato da remoto Don Benito, hanno incontrato il Santo Padre e hanno vissuto con lui momenti di preghiera e di condivisione all'interno di un evento internazionale che, ricordiamo, si è svolto a Lisbona, in Portogallo. I giovani non hanno molto tempo di attenzione. Pensa che se tu fai un discorso chiaro, con un'idea, un'immagine e un affetto, ti possono seguire 8 minuti. Fra parentesi, nell'Evangelii Gaudium, nella prima esortazione che ho fatto, ho scritto un lungo capitolo sull'omelia. Perché qui c'è un parroco, sa, le omelie dalle volte sono una tortura, che parlano là, bla bla, la gente in qualche paesino, non so se a Termoli, ma in qualche paesino gli uomini escono a farsi una sigaretta e tornano. La Chiesa deve convertirsi in questo aspetto della omelia, breve, chiara, con un messaggio chiaro e affettuoso. Questo è perché io controllo come va con i giovani, li faccio dire, e così, ma l'idea era, ma io ho accorciato perché a me serve l'idea con i giovani. Durante il viaggio di ritorno, Papa Francesco, parlando dell'omelia, ha anche citato Termoli. Un'esperienza unica, continuando con le parole di Don Benito, il viaggio di ritorno. La mestizia per un'avventura che finisce, la gioia per ciò che è accaduto, il desiderio di vivere tutto quanto si è registrato nel cuore. Tante le emozioni che hanno arricchito l'animo, nobilitandolo. Tutto ora deve essere donato.